Sì, passa uno, passa due. E andate che ehi, connetto l'avenida 1, sempre fresca. Allora, piazza la cabeza, passa l'altro, passa il secondo, passa il terzo, attenzione, attenzione che sta davanti del campo, attenzione che passa il secondo, allora, grande, grande Diego, grande. Domenica 21 ottobre ci troviamo a casa Mangiacotti. Oggi Mal di Libri inizia la sua giornata con Fabrizio Gabrielli che presenta la sua opera, per così la possiamo definire, che è Sforbiciate, la vita, l'amore, la pazzia, ma prima per favore il pallone. Dunque queste sono storie di pallone, ma come lui stesso l'ha definite anche no. Possiamo parlare di un binomio di calciatori, ma anche e soprattutto persone, no? Ci ha raccontato delle storie di coloro che nella loro vita, oltre che a dare calcio al pallone, hanno vissuto la storia. E quindi la storia è il filo conduttore che contiene il calcio. Sì, no, è assolutamente così. C'è una frase del filosofo, credo sia olandese, Sloterdijk, che ha fatto uno studio sulla fenomenologia del gioco del calcio, nella quale diceva che è molto metaforica, appunto, perché è simbolica. Noi diamo calcio a una sfera perché è da una sfera che siamo scalciati, no? Dal mondo. Quindi un po', secondo me, racchiude anche quello che dicevi tu, cioè il fatto che le storie con la S minuscola di calciatori, che sono contingentemente calciatori, ma in primis uomini, poi sono sempre iscritte in quella storia con la S maiuscola che traccia un po' il passaggio che poi noi andiamo a calcare con le scarpe normali, ma anche con le scarpe con i tacchetti da gioco. Abbiamo visto nomi come Saccardi, l'irlandese Cook, per parlare poi del partigiano Berni che ha vissuto gli anni 40, quindi gli anni della guerra. Hai parlato anche dell'argentino Martin Palermo, molto si parla quindi dell'America Latina, no? Dell'Argentina, che è in qualche modo collegata sempre all'Italia. Hai parlato di Buenos Aires, di Torbagliani, che ad esempio che è un quartiere caldo comunque di Roma. Come mai questo filo conduttore? È una bella domanda questa. Io per il Sud America ho un amore particolare letterario essenzialmente, e poi anche calcistico, e poi anche letterario calcistico, cioè i miei due scrittori di calcio di riferimento sono Galeano, Eduardo Galeano, che è uruguaiano, e Osvaldo Soriano, inevitabilmente, che è argentino. E il Sud America, se ci penso, soprattutto l'Argentina, a me viene sempre in mente questa immagine, è come se fosse una donna messa a testa in giù, no? Quindi ricorda molto l'Italia, cioè prendendo come punti di riferimento sia l'Argentina che l'Italia come fossero due donne. Solo l'Argentina è messa a testa in giù, è sempre la stessa donna, inevitabilmente. Però tu la vedi ad esempio con i capelli allungati verso il basso e non cadenti. È come se la forza gravitazionale rigirasse un po' i canoni, che in partenza sono gli stessi, ma poi finiscono per sviare. Dunque radici comuni tra Argentina e Italia. Radici molto comuni, più io insomma ho un background anche di letterario argentino molto forte, ho anche tradotto i racconti di Lugones, sono un amante di Cortázar, di Felisberto Hernández, quindi c'è un grosso amore per il Sud America. E poi c'è una frase celebre che è quella di Che Guevara: il calcio è il mortaio della rivoluzione. È un po' la frase simbolo dell'intero tuo libro, no? Più che dell'intero libro, probabilmente della parte centrale, quello sì. E le rivoluzioni sono sempre state calcisticamente cavalcate, anche le dittature. E il calcio, essendo uno strumento di coercizione popolare e di coinvolgimento popolare, è sempre un volano molto utile, sia nel convincimento delle folle. Basta pensare al mondiale del 78 in Argentina, no? Organizzato affinché tutto andasse nella maniera per cui l'Argentina vincesse il mondiale e legittimasse in qualche modo il regime di Videla. E al contrario è anche un ottimo volano invece per farla la rivoluzione, per farla guerra. Mi viene da pensare ad esempio ai calciatori cileni, che è un altro racconto che sta nel libro, che si trovavano durante il ribaltamento nel passaggio da Allende a Pinochet, si trovavano in Russia e quindi vivevano sulla loro pelle quello che significava essere in un paese comunista nel momento in cui un regime filocomunista veniva destabilizzato da un colpo di stato militare, no? E non mi ricordo da dove eravamo partiti, però siamo arrivati a Santiago del Cile. Pensa la magia della letteratura. Possiamo parlare di col cuore e col sangue, no? Così è definito la partita del calciatore, e che è anche un po' la partita sia del partigiano, di colui che nel calcio mette anche la sua personalità e dunque i suoi ideali politici. Assolutamente, e probabilmente al lettore formato su una letteratura calcistica moderna riesce anche difficile pensarlo, no? Cioè un Ibrahimovic col cuore e col sangue,
un Totti col cuore e col sangue. Probabilmente sono proprio i contesti storici che... C'è un po' di critica in questo rispetto al calcio di oggi, a come viene vissuto il calcio di oggi. Ma guarda, più che critica rispetto a come viene vissuto, a come viene raccontato, ma non è una critica a chi lo racconta, come lo racconta, è una critica al pubblico che lo recepisce e quindi contingentemente a chi lo produce, come il pubblico vuole che venga recepito. E mi sono un po' ingarbugliato, ma ti spiego meglio. È un problema di pubblico, cioè oggi è molto cinepanettonizzato il calcio, no? È molto imbellettato, è molto reality, è molto X Factor, che è probabilmente quello che vuole il pubblico. Il problema del pubblico sta lì, che è stato formato da 20 anni a questa parte a una ricezione dei contenuti culturali da showbiz più che da... C'è un po' l'economia che schiaccia il vero senso del calcio rispetto a quei grandi nomi che abbiamo citato prima, che vivevano chi, ecco, come il Monco, come l'hai definito tu, perché non aveva un braccio l'irlandese, per chi invece viveva nella miseria, viveva di pane e calcio, no? Sì, sì, no, assolutamente. Cioè, all'epoca era più un viverla umanamente, ecco, probabilmente. Oggi si è un po' disumanizzato il concetto e di conseguenza si è disumanizzato anche il modo di raccontarlo. Cioè, viene più raccontato in maniera fulminea, in maniera poco approfondita e probabilmente con poca voglia anche di approfondire, dietro la vacuità che si nasconde dietro un calciatore, no? È probabilmente un cane che si morde la coda. Cioè, il calciatore all'epoca era un uomo formato all'interno di una società che aveva X asset di valori. Oggi è sempre un uomo formato all'interno di una società che ha altri asset di valori, che sono molto lontani da quelli riassumibili nel motto cuore e sangue. E secondo te manca quell'aspetto folle che invece hai notato in questi personaggi del passato, quello che tu dicevi, l'ottimismo, l'orgoglio che equivale alla felicità e anche la essere loco? Detto in termini spagnoli. Sì, probabilmente sì. L'asservimento anche del gioco al risultato probabilmente porta anche a perdere quel pizzico di follia, no? Cioè, in realtà basta sentire anche le radio locali su Roma che contestano un Zeman dicendogli che è un folle perché non vuole cambiare schema. È probabilmente un non voler più accettare quella componente di follia che invece nel calcio è assolutamente fondamentale, perché forma la prima e imprescindibile pietra miliare della formazione del carattere poi di un calciatore. Un'ultima domanda per te, Fabrizio. Vedi nel calcio un'ipotetica fede per un calciatore? Io nel calcio vedo solo la mia di fede, che so giallorossa. Poi per il resto no, in realtà non vedo molto meno attaccamento ai colori, probabilmente, più a quel tipo di contesto monetario, economico di cui parlavi anche tu prima, no? Però noi abbiamo attaccamento alla maglia storica, ma che ci frega? E quindi un po' quel partigiano tifoso di cui hai parlato all'inizio della tua presentazione, che può essere una stessa persona ma anche una diversa persona allo stesso tempo. Sì, probabilmente oggi partigianeria è un qualcosa che abbiamo rimosso, cioè riusciamo a non avercela, è difficile, e riusciamo a non schierarci a volte. Forse sì, dovremmo riscoprirlo là e applicare anche un po' quei meccanismi che ci scantano dentro facendo il tifo anche ad altri aspetti. Allora probabilmente qualcosa comincerebbe a rifunzionare, però chi lo sa, speriamo. Bene, quindi storia di pallone ma anche no, qui Fabrizio Gabrielli per ghigliottina.it. Anche se è difficile, mi devi saper prevedere. La storia è certi passi, tu puoi scegliere come mi perderà.